importante che la tua presenza si può dare. Hai avuto il coraggio di denunciare, no? Però mettiamoci che nei panni di un calciatore giovane, magari di un ragazzo che so, ha bisogno anche di soldi e che magari esatto, che non prende lo stipendio o che lo prende magari dopo mesi di ritardo. Le tentazioni c'è, anche se adesso, come giustamente avete detto oggi, i controlli, insomma, è difficile cercare di uscire dalle regole, però esiste questa cosa, no? Cioè. Beh, io credo che per uno che gioca a calcio non deve neanche pensare alla testa di alterare una partita, perché è un tradimento per raggiungere certi obiettivi, fa fatica, fa degli sacrifici. Io sinceramente ancora credo al calcio buono e posso testimoniare che è difficile oggi, che non è una giustificazione non prendere uno stipendio, cioè o un mese, due mesi di ritardo, questo non deve essere una giustificazione, perché il calcio è l'unico sport che accomuna milioni e milioni di persone, e quindi noi abbiamo la responsabilità da professionisti di mantenere questo bel gioco.